Continuare a completare il discorso sui puntatori, volevo fare un approfondimento su quello che riguarda il modo in cui vengono memorizzate le matrici e quindi, cioè gli array bidimensionali, e quindi il modo in cui noi possiamo sfruttare questo meccanismo di memorizzazione degli array bidimensionali in memoria e il modo in cui possiamo utilizzare i puntatori anche con riferimento agli array bidimensionali. Più o meno nelle lezioni scorse abbiamo visto tutto quello che riguardava il legame tra puntatori e array, ma l'abbiamo visto con riferimento agli array monodimensionali. Quindi abbiamo visto come passare un array a una funzione, come utilizzare il concetto di puntatore ad un'area di memoria, come utilizzare il concetto di allocazione dinamica, e abbiamo visto che in buona sostanza con i puntatori noi possiamo allocare dinamicamente la memoria e poi utilizzare questa memoria con lo stesso meccanismo con il quale la usavamo per gli array monodimensionali. Cioè anche con i puntatori io posso utilizzare la notazione, l'operatore parentesi quadra e utilizzare gli indici e accedere ai campi, ai vari elementi di una struttura allocata in modo dinamico. Allora, se vi ricordate, qualche lezione fa abbiamo esaminato il legame tra array bidimensionali e puntatori e abbiamo fatto questo ragionamento. Se noi abbiamo un array bidimensionale che rappresenta di fatto immaginate una situazione di questo tipo dove abbiamo una matrice che ha 8 righe e 10 colonne. Abbiamo detto che se vado a mettere in memoria questa struttura dati, facciamo il caso semplice che questa è una matrice di caratteri, quindi ogni elemento occupa un singolo byte, allora io dichiaro la matrice dicendo ad esempio char m di 8, 10. Poi abbiamo le solite variabili int che rappresentano rc e rr, quindi riempimento riga e riempimento colonna. Chiedo all'utente quanti elementi vuole inserire, l'utente dice che vuole inserire 4 righe per esempio e 5 colonne. Quindi sarebbe come dire che di tutta questa matrice che è conservata in memoria significa che io ho 8 per 10 80 elementi e quindi ho riservato 80 byte per esempio a partire dall'indirizzo 1000. E arrivo qua da 1000 fino a 1079 nel caso in cui io stia usando una matrice di char. Se è una matrice di int, chiaramente invece di essere 80 saranno 80 per 4, 240 byte e così via. Allora abbiamo detto che se io memorizzo questa matrice e il C++ viene memorizzata per righe, chiaramente qui avrò tutti gli elementi della prima riga, ma di questi elementi solo i primi 5 sono realmente utilizzati per la mia matrice, perché l'utente per esempio vuole inserire, avremo un RR uguale a 4 e un RC uguale a 5, quindi l'utente sta usando questa sottomatrice della matrice. La caratteristica è che gli elementi di questa matrice sono memorizzati in posizioni non continue, perché qui abbiamo un primo blocco dove avremo i primi 1, 2, 3, 4, 5 elementi e qua tutto il resto, poi sulla seconda riga avremo i primi elementi e poi avremo il resto vuoto e così via. Quindi è come dire la mia matrice vede
memorizzata la prima riga e poi un blocco di elementi che non utilizzo. Poi c'è la seconda riga, un blocco di elementi che non utilizzo e così via. Cioè la matrice appare memorizzata in maniera sparsa in memoria. E quindi se io partissi da questo indirizzo e cominciassi a prendere gli elementi uno alla volta, completata questa prima riga qua, dovrei saltare questi elementi per passare alla seconda riga. Abbiamo visto che questo si realizza con quel semplice algoritmo che ci dice che il generico elemento di questa matrice di posto MIJ, l'indirizzo di questo elemento, viene individuato prendendo l'indirizzo base più, devo usare l'indice I per capire quanti blocchi, quante righe devo saltare. Se sto sulla terza riga, devo saltare le prime due righe. Ma quanti elementi devo saltare? Un numero di elementi pari al numero di colonne della matrice. Quindi abbiamo detto sarà indirizzo base più I per questo valore, che è una costante che sarà numc, numero di colonne, cioè la costante numerica con la quale ho definito la matrice. In questo caso numc vale direttamente 10, più j, capito in quale blocco mi trovo, allora salto tanti elementi per quante sono le per quanto è il valore dell'indice j. Allora, detto questo, chiediamoci: ma quando il compilatore guarda questa definizione, poiché abbiamo detto che il compilatore vero e proprio non utilizza il concetto di array, ma utilizza il concetto di puntatore, quindi quando io scrivo questo, di fatto è come se stessi scrivendo in aritmetica dei puntatori asterisco m più i per 10 più j. La notazione m di j viene trasformata dal compilatore in questa, dal precompilatore, il preprocessore C, in questa forma, così come nel caso di un vettore monodimensionale v di i viene trasformata in asterisco v più i. Questo è quello che fa il preprocessore, e quindi ogni notazione vettoriale la trasforma nella notazione dei puntatori. Questo è quello che fa il preprocessore C, dove ogni notazione di array bidimensionale viene trasformata in notazione di puntatori. Ma allora questo puntatore M che cos'è? Abbiamo detto che nel caso del vettore, il nome del vettore rappresenta di fatto un puntatore costante, quindi puntatore costante vuol dire che io non posso modificare il contenuto di quella variabile, ma posso modificare il contenuto degli oggetti puntati da quel puntatore. Ma nel caso della matrice bidimensionale, allora questo M che cos'è? Proviamo a ragionare guardando proprio questa definizione. Allora, applichiamo la notazione, l'operatore parentesi quadra, e noi che cosa vediamo? Beh, è come se stessimo dicendo: guarda, io comincio a esaminare questo tipo base qua. Questo è un operatore di tipo array. Allora, partiamo da questa definizione qua che è più facile. Quando io dico int v di 10, che cosa sto dicendo? Prendo v, che è il nome del vettore, applico l'operatore array e dico: questo non è un tipo semplice, ma è un tipo strutturato. C'ha 10 elementi, di che tipo sono interi? Applichiamo lo stesso ragionamento qua. M è un tipo strutturato, è fatto da 8 elementi. Ma questi elementi chi sono? Sono char parentesi 10. Mi avete seguito?
Il tipo base, una volta che io comincio a esaminare l'operatore parentesi quadra, sto dicendo, guardo il primo operatore parentesi quadra, questo è un aggregato di 8 elementi. 8 elementi di che tipo? Del tipo char parentesi 10. Cioè 8 elementi del tipo, questo che cos'è? Questo è un tipo strutturato che ha 10 elementi di tipo char. Allora, questa notazione significa che la mia matrice, il mio array bidimensionale, lo devo interpretare come il nome M sarà il nome di un array monodimensionale di 8 elementi, quindi un tipo strutturato che ha cardinalità 8, dove il tipo base è un char parentesi 10 parentesi, cioè il tipo base è un array di 10 elementi di tipo char. Allora, voi mi dite, vabbè, ma tutta questa roba alla fin fine perché ci interessa? Qual è lo scopo di guardare, fare questa analisi notazionale per capire che cosa sta scritto qui dentro? Ragazzi, questa definizione, cioè il modo in cui C++ definisce i tipi strutturati, ha invece un'importanza fondamentale, perché noi che cosa stiamo dicendo? Qui sto dicendo che V ha natura di puntatore ad intero, perché V è il nome, è una variabile che al suo interno contiene l'indirizzo dove si trovano gli elementi di tipo intero. Quindi V ha natura di puntatore ad intero ed è un puntatore costante. Ragazzi, allora, messo in questa forma, M è una variabile che contiene l'indirizzo di memoria dove si trova questo elemento qua, ma questo a sua volta è un array di 8 elementi di tipo char. Quindi il nome M è l'indirizzo dove si trovano elementi di questo tipo qua. È come se quel tipo puntatore contenesse l'indirizzo, non è un puntatore a carattere, ma contiene l'indirizzo di memoria dove trovo un blocco di elementi di tipo char. Allora è chiaro che la variabile M ha lei stessa natura di puntatore a carattere, perché punta ad un'area di memoria. A M, per fartela breve, a M è associato l'indirizzo 1000. Ma M, essendo un puntatore, contiene l'indirizzo di un blocco di dati. Allora, la domanda è, se io scrivo asterisco M, questo che oggetto è? Così come se io scrivo asterisco V, l'oggetto puntato da V che cos'è? Come mi rispondete a questa domanda? Beh, nel caso dell'array monodimensionale non dovreste avere difficoltà a rispondermi, poiché abbiamo detto che V contiene l'indirizzo di un blocco di dati di tipo intero, V ha natura di puntatore intero. Quindi asterisco V è un int. Ma chi è asterisco M? Beh, asterisco M contiene l'indirizzo di un blocco di memoria dove trovo tutti i dati di tipo char. Quindi a sua volta asterisco M lo posso interpretare come un dato di tipo char. Ma che succede se io scrivo asterisco M più I? Scrivo asterisco M più 1.
Secondo voi dove punto? Punto a 1001? Dove punterei? Allora, la vostra collega suggerisce dovrei puntare al prossimo blocco che contiene 10 elementi di tipo intero. Cioè non dovrei puntare qua, ma dovrei puntare direttamente a 1010, dove sta cominciando il blocco di elementi della riga. Ragazzi, la questione è esattamente questa. Quando io scrivo asterisco n più 1, io nella aritmetica dei puntatori non sto scrivendo 1001, ma sto scrivendo 1010. Perché la natura di questo puntatore, di questa variabile m, è un aggregato di 8 elementi che sono array di 10 elementi di tipo char. Allora, quando scrivo così, sto dicendo m più size of, cioè l'indirizzo base più size of di questo array monodimensionale, di questo array bidimensionale. Ma poiché qua la dimensione, qua l'oggetto è un char di 10, il tipo base di questo elemento è un array di 10 elementi di tipo char. Quindi la sua dimensione, la sua cardinalità è 10 byte. In aritmetica dei puntatori sto sommando 10. Vai. Spero di avervi convinto di questa cosa, ma la domanda che voi potreste farmi è: vabbè, ma già non è che la usavamo spesso nel caso dei vettori questa notazione. Nel caso della matrice, tutto sommato, questa cosa mi è utile? Cioè, conoscere questa informazione mi è utile? Allora, per capire se questa cosa ci può essere utile o no, vi faccio una domanda. Supponete che noi abbiamo sviluppato una funzione, quelle che vi ho assegnato di fare, per esempio una funzione che ha questo prototipo void select sort, e io qua gli scrivo int v parentesi parentesi int r. Questa è una funzione che riceve un vettore disordinato di riempimento r e lo ordina. Bene, supponete che adesso noi abbiamo definito una matrice fatta così. Abbiamo fatto una int m di 8, 10. Poi ho chiesto all'utente, ho definito le variabili int rr, rc, riempimento righe, riempimento colonna, e l'utente ha messo questi valori. Ora, l'algoritmo che vi chiedo di realizzare è quello, è questo. Scrivere un programma che prenda questa matrice e ordini in modo crescente gli elementi che si trovano in ciascuna riga della matrice. La domanda è: come lo risolvete? Poiché uno dei nostri obiettivi è riutilizzare il codice già scritto, vi chiedo: me ne posso fare qualche cosa di questa funzione che ho già scritto? Allora, poiché abbiamo detto che la variabile m ha questa natura, è un array di 8 elementi, che in questo caso sono array di 10 elementi di tipo intero. Allora, la variabile m è come se fosse un puntatore che punta a ciascun elemento di questa matrice. Perché m di 0, se è vera questa notazione, se io uso m di 0, questo chi è?
M di 0 è l'indirizzo di memoria dove si trova il primo blocco di 10 elementi di tipo intero. Cioè questo M di 0 è l'indirizzo di memoria dove si trova in memoria un blocco di 10 elementi di tipo intero, ma questo è un array di 10 elementi di tipo intero. M di 1 chi è? M di 0 si traduce come notazione asterisco M più 0. M di 1 asterisco M più 1 e così via. Esattamente come nel caso dei vettori. Ma M di 0 è il primo blocco di questi elementi, cioè è il primo vettore di 10 elementi di tipo intero. M di 1 è il primo elemento, è il primo blocco, è il secondo blocco di 10 elementi di tipo intero e così via. Allora, nel caso delle matrici, noi possiamo utilizzare la notazione M di J per indicare il singolo elemento della matrice, cioè il singolo valore intero. Ma possiamo utilizzare la notazione M di I, quindi con un solo indice, per indicare il primo blocco di 10 elementi, il secondo blocco, l'iesimo blocco di 10 elementi di tipo intero. Allora, questa proprietà delle matrici ci consente di fare una cosa veramente notevole. Ragazzi, questo lo fa solo il linguaggio C++, non esistono altri linguaggi che hanno questa potenzialità. Se io voglio ordinare le righe di questa matrice, io scriverò semplicemente for i uguale 0, i minore di rr, i più più, e qui dentro chiamo select sort di m di virgola rc. Il programma è finito. In pratica sto dicendo: guarda, io chiamo l'algoritmo select sort, ti passo quale indirizzo? Ti passo l'indirizzo dove comincia il primo blocco per i che vale 0. Poi ti passo RC che vale 5, quindi dico di questo blocco prendi nei primi 5. La funzione che fa? C'ha la variabile V che ha natura di puntatore. Nella variabile V viene caricato che cosa? L'indirizzo 1000 dove comincia. Qui dentro io faccio il select sort utilizzando la notazione vettoriale. Quando lo chiamo al secondo giro con i che vale 1, io gli sto passando m di 1, ma m di 1 è l'indirizzo 1010 dove comincia quest'altro blocco, e poi gli passo l'indice rc che vale 5, ti sto dicendo vai in questa di memoria, prendi i primi 5 elementi e ordinali. Allora ragazzi, questa proprietà, che è di una utilità straordinaria, ci consente di prendere tutti gli algoritmi che stiamo studiando sul caso degli array monodimensionali e applicarli pari pari, così come sono, alle righe della matrice, perché la riga di una matrice è un array monodimensionale del tipo base della matrice. Allora, con questa notazione noi prendiamo pari pari tutto quello che abbiamo fatto nel caso degli array e lo applichiamo alle singole righe della matrice. Quindi il fatto di aver ragionato sulla natura di questa dichiarazione e di averla vista come un array di 8 elementi il cui tipo base è un array di 10 elementi di tipo intero ci consente di scrivere esattamente questa notazione. Ragazzi, alla stessa maniera, se io scrivo asterisco m, sto prendendo l'indirizzo di che cosa? Del primo blocco di 10 elementi della matrice. Ma asterisco m è l'oggetto che si trova all'indirizzo di memoria 1000. Ma questo oggetto è intero. Quindi asterisco m è ancora un numero intero perché rappresenta l'indirizzo
di quella del numero intero, di quella variabile di tipo intero. Allora, se io dico m di i, sto prendendo come indirizzo l'indirizzo di memoria dove si trova l'iesima riga. Ma se dico asterisco m più i, sto prendendo l'indirizzo del primo elemento di questo blocco di dati, ma questo è un intero. Allora notate come attraverso m io posso accedere al singolo elemento della matrice, posso accedere alla riga della matrice, posso accedere al blocco di memoria dove comincia l'intera matrice. Sono io programmatore a decidere di volta in volta che cosa me ne voglio fare di questi elementi. Allora, ragionando sui puntatori, abbiamo anche detto perché per un puntatore è così importante aver definito il tipo dell'oggetto puntato. Abbiamo detto i puntatori al loro interno contengono indirizzi, quindi perché devo specificare che quel puntatore punta a un'area di memoria dove comincia un blocco di interi, un blocco di caratteri, un blocco di numeri reali? Perché è così importante specificare la natura del puntatore? Lo ricordate? Quindi quando arriva in memoria l'indirizzo non saprei. Quando arrivi in memoria non saprei quanti byte prende perché non so come è fatto il dato. Però i progettisti del linguaggio C++ hanno anche pensato a una cosa diversa. Allora, supponete che io abbia allocato con l'operatore new un blocco di 100 byte, quindi faccio new char di 100. Ora questo è un blocco di 100 byte e supponete che io voglia utilizzare questi byte una prima volta per metterci dei caratteri, però poi quest'area di memoria la voglio utilizzare anche per metterci un valore intero, o lo voglio utilizzare per metterci un dato di tipo reale. Quando è che ci può capitare di avere un'esigenza di questo tipo? Mi viene in mente, in tutte le cose che vi ho raccontato, c'è un'applicazione per la quale a noi può servire avere un'area di memoria dove decido di volta in volta se metterci un carattere, un intero, oppure in quell'area contemporaneamente mettere un po' di occupare dei byte per mettere un numero intero, poi altri byte che stanno in quell'area per metterci un numero reale e così via. Qual è il... Le stack da quelle sono fatte proprio così, cioè la struttura, la vostra collega diceva, se io ho una struct ci posso mettere, ma lì non è che lo faccio di volta in volta, in quella struct i dati sono etichettati. Se ho una struct che ha un campo intero, un campo reale e un campo char, allora in quella struct i primi byte occupano solo char, il secondo blocco di byte solo un intero, il terzo blocco solo un reale. Non posso cambiare mai la natura di quello che ci sto mettendo dentro. Qual è un'altra applicazione nella quale a noi farebbe comodo avere dei byte memorizzati e poi decidere io che cosa ci voglio mettere dentro? Ragazzi, lo stack. Quando io chiamo una funzione e uso lo stack frame, cioè quel blocco di byte associato alla mia funzione, è un blocco di byte dove se il primo parametro è un intero userò 4 byte per metterci un secondo, per metterci un tipo intero. Se il secondo parametro è un reale, i byte che vengono dopo saranno dei numeri, saranno 8 byte per esempio, che rappresentano un numero reale in doppia precisione. Allora, nel caso dello stack, io ho un'unica area associata al mio
alla mia funzione, dentro quest'area i byte sono allocati in maniera diversa. Alcuni byte rappresentano un numero intero, se il primo parametro è un numero intero, altri byte rappresentano un numero reale, se il primo parametro è un numero reale, e così via. Allora, quando vi dicevo, ma se volessimo farci noi uno stack, cioè vi dico, l'applicazione che proveremo a fare lunedì prossimo insieme è proprio la realizzazione di uno stack, che è una cosa complicata. Immaginate che io voglio simulare perfettamente il comportamento dello stack di sistema. Lo stack di sistema è un'area dove io ci metto le informazioni che desidero scambiare con la mia funzione. Allora, se io mi voglio definire io quest'area, invece di usare lo stack di sistema, voglio definirmi io un'area di memoria che utilizzo come stack. Allora avrò una variabile che mi chiamo proprio stack pointer, che mi punta allo stack. Quest'area di memoria la devono usare tutte le funzioni per scambiarsi dati tra di loro. Allora, quest'area di memoria che io mi riservo per fare questa operazione, come la alloco? Ragazzi, la devo allocare dandogli il tipo più standard possibile, cioè il tipo minimo. Mi riuscite a seguire? Se io la allocassi come un array di interi, e questo sarebbe, ogni elemento sarebbe un blocco di 4 byte. Se io invece voglio allocare proprio il tipo più piccolo possibile, cioè proprio il tipo registro, voi sapete che la memoria del nostro calcolatore è fatta da registri che sono tutti byte. Allora, se io voglio utilizzare quest'area di memoria, la cosa più utile che posso fare è allocare proprio un dato che abbia la dimensione del registro, cioè mi alloco dei byte. Questo lo posso fare o con l'operatore new, che facendo new char di 100, oppure addirittura posso utilizzare una funzione sempre della libreria standard del linguaggio che si chiama malloc. La malloc, io gli chiedo: guarda, cara malloc, allocami 100 byte. La malloc dice: io ti alloco questi byte, poi decidi tu che cosa ci metti dentro. Ma chiaramente la malloc mi dovrebbe restituire un puntatore per dire: guarda, ti ho allocato 100 byte, partono dall'indirizzo 1000. Ma dato che la malloc mi alloca un dato generico, un dato registro, cioè un insieme di 8 bit, la malloc di fatto mi dovrebbe allocare un puntatore generico, che non è né un intero, né un carattere, né un reale, è proprio un tipo puntatore che dice: guarda, ti ho allocato solo tot registri di memoria, cioè tot byte in base a quello che mi hai chiesto, però questi byte, passatemi questo termine, non sono tipizzati, cioè sono byte dove tu puoi metterci quello che vuoi. Se vuoi memorizzarci un intero, prenditi 4 byte e scrivi sul numero intero. Se ci vuoi memorizzare un numero reale a doppia precisione, prenditi 8 byte e scrivici un double dentro. Allora, i progettisti del linguaggio C++, ereditando un meccanismo già noto nel linguaggio C, hanno preso un puntatore particolare che si chiama void asterisco. Allora, void asterisco è un puntatore che punta a un'area di memoria non tipizzata. Quindi la malloc alloca un certo numero di byte. Io dico, per esempio, malloc 100. La malloc che fa? Va in memoria, alloca 100 registri a partire da un certo indirizzo e mi restituisce l'indirizzo dove comincia questo blocco di dati. Chiaramente questo indirizzo è un indirizzo non tipizzato. Allora, se io ho un puntatore void asterisco, posso mai andare in memoria a prendermi un dato?
Ti sembra possibile con un puntatore non tipizzato? Posso andare in memoria a prendere quell'informazione? Sì o no? No, perché quando vado in memoria un certo indirizzo, quanti byte prendo? È un char, è un int, è un double, è un float? Non saprei che prendere. Allora, un puntatore di tipo void asterisco è comodo solo per conservare l'indirizzo di un blocco di dati generico, però non mi consente di fare nessuna operazione su questi dati. Ma allora come faccio? Beh, i progettisti qua si sono inventati un'altra cosa, che si chiama un'operazione di cast. Cast significa che io prendo un dato e lo trasformo in un dato di tipo diverso. Noi abbiamo già discusso all'inizio del corso di un'operazione di casting. Vi avevo segnalato che questa cosa poi l'avremmo approfondita più avanti. Adesso non pretendo che in questo momento vi ricordate questo aspetto particolare, ma che cosa avevamo detto? Vi ricordate quando abbiamo fatto l'operazione il calcolo della media? La media è un numero reale, ma se io voglio fare la media di un insieme di valori interi, che cosa faccio? C'ho una variabile intera dove sommo tutti questi valori e poi una variabile che mi conta quanti ne sono. Per fare la media faccio la somma diviso il numero di elementi. Allora, supponete che io scrivo così: float m, poi scrivo int s, poi scrivo int cont, poi faccio un ciclo e in s sommo tutti gli elementi che mi stanno arrivando. Per esempio, l'utente immette dei valori da tastiera e io li sommo e conto quanti ne ho sommati. Per fare la media, se io scrivo m uguale s diviso cont, secondo voi funziona? Perché non funziona? O meglio, non è che non funziona, funziona, ma mi produce un risultato che per me non è soddisfacente. Ragazzi, S è un dato di tipo intero, cont è un dato di tipo intero. L'operatore di divisione tra due valori interi, quale operatore di divisione viene invocato? Poiché il compilatore vede che sto dividendo due dati di tipo intero, applica l'operatore di divisione intera. Allora è vero che io faccio la media, però io faccio questa divisione, faccio il troncamento perché questa è l'operazione di divisione intera, l'assegno a una variabile float. Allora, se qua fosse scritto 10 e qua fosse scritto 3, io farei 10 diviso 3 fa 3,3, ma con il troncamento ottengo 3, la variabile m di tipo float scrivo 3,0, quindi faccio il troncamento e poi estendo il dato nella rappresentazione per numeri reali, quindi otterrei 3,0. Ho perso il troncamento. L'unico modo di fare i conti per bene sarebbe quello di definire la variabile s, invece che int la potrei definire float. Allora la cosa funziona, perché nella variabile s sto sommando i valori. Quando faccio la divisione, sto facendo la divisione tra un float e un int. Viene adottato l'operatore di divisione per i float, perché quando faccio operazioni matematiche con tipi eterogenei, viene assunto l'operatore per il tipo che ha cardinalità maggiore. Quindi tra un float e un int si utilizza l'operatore per i float, tra un float e un double si utilizza l'operatore per i double e così via. Qual è lo svantaggio di fare questa operazione? Che è molto più costosa, perché ogni volta che io faccio s uguale s più x, invece di fare una somma tra interi, faccio una somma tra numeri reali. Quindi viene invocato l'operatore di addizione da numeri reali. Qual è la difficoltà a fare le operazioni di somma tra un intero e un numero reale?
L'operazione di somma tra interi viene realizzata direttamente nella ALU, nel ciclo del processore. L'operazione sui numeri reali viene realizzata da un'unità particolare, si chiamano FPU, Floating Point Units, che fanno un conto più complicato. Quando vi farò vedere la rappresentazione dei numeri, vi spiegherò come si fanno le operazioni nell'aritmetica del processore su numeri interi e su numeri reali. Allora, se in ciclo devo sommare 1000 elementi e fare 1000 operazioni di somma, un conto è fare 1000 somme tra interi, le faccio molto più velocemente, un conto è fare 1000 operazioni aritmetica dei numeri reali, è molto più costoso. Quindi in generale non è una buona cosa far diventare questo un numero reale, anche perché io qua sto sommando interi, è il rapporto che io voglio sia tra numeri reali. Beh, allora i progettisti si sono inventati l'operazione del cast. Ragazzi, basta che io qua scrivo parentesi float m diviso count. Il cast si fa parentesi aperta, parentesi chiusa, dentro il tipo in cui voglio trasformare la variabile a cui ho applicato. Allora, questa operazione dice al compilatore: guarda, prendi la variabile m, scusate, questo ho scritto una sciocchezza, questa è s, prendi la variabile s, che è definito come intero, trasformala in un numero reale rappresentato nell'aritmetica dei float, dopodiché fai questa operazione. Ma adesso il compilatore trova che qui c'è una variabile che è diventata float, questa è una variabile intera, viene invocata l'operazione divisione tra i numeri reali, il risultato senza troncamento viene scritto nella variabile m che è un numero reale. Alla stessa maniera, se io voglio assegnare una variabile di tipo reale ad una variabile di tipo intero, è un'operazione che posso fare. Cioè in memoria una variabile reale che ha un valore, cioè in memoria una variabile intera, supponiamo che ho scritto float m int x, poi m assume un valore, a un certo punto io scrivo x uguale m, quindi sto assegnando un valore reale a una variabile che è un numero intero. Lo posso fare? La risposta è sì. Qual è il rischio che corro? Che c'è un troncamento e ho perso dei dati. Allora il compilatore mi dà un warning, mi dice: stati attento, io te la faccio fare questa operazione, ma se tu assegni un numero reale a un numero intero stai perdendo dei dati. Però in alcune applicazioni questo è esattamente quello che voglio fare, voglio prendere la parte intera di un numero. Allora, se io faccio così, basta che scrivo x uguale int di m. In questa maniera il compilatore dice: m è una variabile di tipo float, x è una variabile di tipo intero, tu stai facendo questa assegnazione, ci può essere una perdita di dati. Però se io programmatore ti scrivo questo, è come se ti stessi dicendo: guarda, io lo so che perdo dei dati, però voglio fare così. E quindi tu esegui esattamente quello che ti dico. Cioè l'operazione di cast rende esplicita la volontà del programmatore di fare una conversione di dati. Allora, detto questo, abbiamo discusso all'epoca di questi aspetti proprio nel caso del calcolo della media. Allora, capito in generale a cosa ci serve questo cast? Adesso vi chiedo: ma se io ho una variabile che è un puntatore a void e io voglio prendere questi dati e farci qualche cosa, che posso fare? No. Supponete, abbiamo detto che la mia funzione malloc mi alloca un blocco di dati, io scrivo per esempio 100 byte. Questa funzione malloc mi restituisce una variabile che è di tipo void asterisco. Adesso io voglio cominciare a usare questi dati per scriverci un valore intero. Allora, mi definisco P come puntatore intero,
poi scrivo P uguale, int asterisco malloc di centro. In questo momento, vedete, io sto dicendo la malloc mi ha allocato un blocco di dati, ma io mi prendo l'indirizzo dove comincio, lo metto una variabile t di tipo intero. Adesso se io scrivo asterisco p uguale 3, sto andando in memoria dove comincia questo blocco di dati e in prima posizione ci scrivo il valore intero 3. Cioè sto prendendo i primi 4 byte di quest'area e li sto utilizzando per scriverci un valore 3. Dopodiché mi chiedo, va bene, ma se io adesso voglio utilizzare quest'area per aggiungere in memoria adesso un dato di tipo diverso. Quindi supponete che sono partito da qua e ho utilizzato i primi 4 byte per scriverci un numero intero. Adesso voglio utilizzare i successivi 8 byte per scriverci un valore double. Beh, allora, che cosa posso fare? No, i primi 4 li ho usati così. Allora, dato che la mia variabile, la malloc mi restituiva questo indirizzo, adesso la mia variabile p mi dice, guarda, all'indirizzo 1000 ho allocato questi byte. Ora io di fatto questi byte non dovrei toccarli più. Allora, mi servirebbe una variabile per poter memorizzare gli indirizzi di questi dati, che è esattamente quello che succede con lo stack. Lo stack pointer è un puntatore all'area di memoria che contiene dei byte generici. Quando io ne ho utilizzati 4, mi basta incrementare la variabile sp di 4 e farla puntare qui, al primo elemento libero. Allora, se io alla variabile stack pointer ho associato inizialmente l'indirizzo dei dati restituiti dalla malloc, la variabile st mi dice dove cominciano i dati in memoria. Allora, se adesso io a partire da questa posizione voglio allocare un dato di tipo double, che devo fare? Devo semplicemente dire, copio questo indirizzo in una variabile, un puntatore a double, double asterisco d. Dopodiché assegno alla variabile d l'indirizzo dello stack pointer, che ora partito da qua lo incremento di 4 perché ci ho allocato un dato di tipo intero e adesso lui mi punta qui. Quindi terrà, per esempio, l'indirizzo 1004. Allora, se io adesso faccio questa operazione, scrivo d uguale a double asterisco sp, che cosa faccio? Prendo questo indirizzo, ne faccio un cast al double asterisco e lo metto nella variabile d. E poi scrivo asterisco d uguale un numero reale. A questo punto, in questa stessa area di memoria, occuperò i successivi 8 byte per scriverci un numero reale. Dopodiché la variabile sp di quante posizioni la incremento? Di 8, e quindi mi punterà alla prima locazione libera. Allora ragazzi, io che ho fatto? Ho allocato un'area di memoria con un operatore malloc, ma qua potevo anche scrivere new char di 100. Era la stessa cosa. Facevo lo stesso cast e lo assegnavo a una variabile p. La differenza è che la malloc alloca un dato che è un void asterisco, la new alloca un dato che è tipizzato.
ma una volta che ho allocato i byte in memoria, io attraverso l'operazione di cast vado a scrivere in memoria quello che mi serve. Domanda. Allora, vorrei che per lunedì prossimo provaste a ragionare su queste cose per implementare voi da soli uno stack di sistema. Quindi mi piacerebbe che cominciaste a ragionare su come utilizzare questa struttura per fare uno stack di sistema. Vi do un paio di imbeccate e poi vediamo un ultimo argomento teorico per oggi. Qual è l'imbeccata che vi do? Lo stack di sistema per l'architettura del calcolatore è un'area di memoria associata nell'area del processo. L'area di memoria stack è accessibile da tutte le funzioni mediante lo stack pointer. Quindi è come se lo stack pointer fosse un dato globale. L'area di memoria stack è un'area globale perché ci possono mettere le mani tutte le funzioni del mio processo. Allora, se io voglio simulare uno stack in maniera software, devo fare un'area di memoria che alloco per esempio in modo dinamico, ma quest'area di memoria o l'alloco in modo tradizionale o l'alloco in modo dinamico, mi devo conservare l'indirizzo in una variabile puntatore. Questa variabile puntatore come deve essere? Globale, perché tutte le funzioni devono poterci mettere le mani. E poi utilizzare quest'area in maniera opportuna sfruttando le operazioni di cast. Allora, se faccio così, io posso definire delle funzioni che non hanno argomenti di scambio, ma che si passano le informazioni da una variabile all'altra attraverso lo stack. Questa soluzione è una soluzione interessante, però ha una controindicazione, che lo stack è una variabile globale. Allora, se qualcuno volesse andare a modificare i dati dello stack, sapendo dove c'è lo stack pointer, potrebbe andare lì e fare i macelli che vuole. Mentre lo stack di sistema è un dato protetto, cioè con lo stack di sistema io ci accedo solo quando faccio alloco le variabili dentro una funzione oppure quando passo i parametri. Allora, come faccio a fare una variabile che deve essere accessibile da tutti, ma deve essere protetta? Abbiamo ragionato sull'uso delle variabili statiche e abbiamo detto: ma se io mi faccio una funzione che gestisce lo stack, così come fa così come è fatto nell'architettura del processore, dentro questa funzione io mi gestisco lo stack, ma in uno stack che cosa si può fare? Si può allocare memoria, si può deallocare memoria, si può chiedere di accedere ai dati che stanno scritti nello stack in lettura o in scrittura. Quindi quando io gestisco uno stack, quali operazioni faccio? Aggiungo una variabile nello stack, rimuovo una variabile dallo stack. Queste sono le operazioni che abbiamo chiamato di push e di pop. Poi posso dire: accedi alle variabili che stanno dentro lo stack. Questa è l'operazione di lettura o scrittura di un dato nello stack. Allora, per rendere meno complicata la cosa, vi chiederei di fare questa applicazione. Supponete che le funzioni, una funzione A e una funzione B, devono scambiarsi dei dati. Allora, la funzione A mette i dati nello stack mediante un'operazione di push. La funzione B prende i dati dallo stack facendo un'operazione di pop e se le mette nelle sue variabili interne. Fanno quello che devono fare. Dopodiché, se la funzione che stiamo realizzando è una funzione void, allora io nello stack ci metto il risultato e la funzione chiamante si convia dallo stack. Se è una funzione non void, se è una funzione void, ognuno ha fatto quello che doveva fare, non si scambiano più.
Quindi vorrei che voi provaste a ragionare su come realizzare una struttura dati di questo tipo. Poi lunedì ci vediamo, sento un pochino voi che avete fatto e vi propongo un risultato. Per fare questa operazione avete bisogno di due concetti. Il concetto di allocazione di byte e il concetto del casting, cioè di cambiare la natura di un puntatore per poter utilizzare un'area fatta di registri e andarci a mettere o a togliere quello che voi volete. Quindi utilizzate un blocco di byte e dentro in maniera indistinta ci scrivete interi, caratteri, reali, tutto quello che vi pare. Ultima cosa sulla quale volevo discutere, quindi chiarito questo aspetto qua, è chiarito che la natura di array bidimensionale mi permette di guardare le righe di un array come un array monodimensionale dello stesso tipo, allora vi faccio quest'altra domanda. Se l'algoritmo che voglio realizzare è quello di ordinare le righe della matrice in modo crescente, ma se io vi chiedessi, ragazzi, voglio ordinare le colonne della matrice in modo crescente, varrebbe ancora lo stesso discorso? Allora, abbiamo detto che ho questa matrice int m di 8, 10. Poi sono le variabili int, rr, rc, che in questo caso valgono 4 e 5. La domanda è, voglio scrivere un algoritmo che ordini in maniera crescente le colonne di questa matrice. Posso ancora utilizzare questa funzione che sta scritta qui? Che ve ne sembra? Ragazzi, vi dico questo perché è un errore che mi fate tipicamente negli esercizi. Allora, deve essere chiaro se è sì perché è sì, se è no perché è no. Allora, ragazzi, la risposta è chiaramente no. Perché? Questa funzione vuole una variabile che ha natura di puntatore intero che contiene l'indirizzo dove comincia il blocco di dati allocati in maniera una di seguito all'altra, quindi consecutivi, che rappresentano i dati del mio array. È vero che gli elementi che rappresentano le righe di questa matrice si trovano in memoria in posizione una di seguito all'altra, ma gli elementi che rappresentano le colonne di questa matrice dove si trovano in memoria? Il primo sta qua, il secondo sta qua, il terzo sta qua. Allora non è vero per nulla che stanno in posizioni consecutive della memoria, anzi, stanno in posizioni sparse, perché il primo sta qua, ma quello che viene dopo si trova dopo tutti questi che sono stati messi in memoria, e poi ci sta lui. Il terzo dopo tutti questi che stanno in memoria, e poi ci sta lui, e così via. Allora, se io ti passo l'indirizzo di questo elemento qua, questa funzione select sort prenderebbe questo, poi questo, poi questo, ma questi sono gli elementi della riga, non gli elementi della colonna. Allora, se dobbiamo utilizzare, fare un ordinamento sugli elementi della colonna, non posso riutilizzare le funzioni che ho fatto sui vettori. Come la devo cambiare quella funzione? Mi devo fare una void select sort 1, do un nome diverso, oppure posso anche chiamarla select sort, ma qui dentro ci scriverò int mat, il primo parametro abbiamo detto che non ci serve,
il secondo parametro deve essere necessariamente 10. Dopodiché ti passo l'indice della colonna che voglio ordinare, può essere la prima, la seconda, eccetera, e quindi ti passerò l'indice int p, qual è la posizione della colonna, e poi devo passare int rr, cioè il numero di righe della mia matrice. Quindi, per esempio, se con riferimento a questa matrice voglio ordinare la colonna 2, io ti passo tutto m, cioè l'indirizzo dove comincia tutta questa roba. Poi ti passo p, il valore 2, voglio ordinare questa colonna qui, e poi ti dico che le righe effettive della matrice sono 5. Allora, dentro questa funzione, io sto prendendo questo particolare vettore colonna, ma agli elementi che ordino con il select sort come devo accedere? Sempre attraverso la notazione matriciale. Quindi, se devo calcolare select sort, vi ricordate? Calcola il minimo, i minimi successivi. Allora, per calcolare il minimo di tutta questa colonna, dico min si trova in mat di ip, dove p vale 2 in questo caso, e poi scorro la matrice facendo variare l'indice i tenendo fisso il valore p. Quindi, se p vale 2, questo è l'elemento m02, m12, m22 e così via. Quindi non ci accedo attraverso la notazione vettoriale, ma attraverso la notazione matriciale, perché è l'unico modo con il quale, scrivendo m di ip, se i vale 0 e p vale 2, sto prendendo questo 0, 1, 2, sto prendendo questo elemento qua, poi prendo il terzo elemento qua e così via. Quindi, per come sono messe le matrici in memoria, se io voglio lavorare su una colonna, devo passare tutta la matrice, l'indice di questa colonna, e poi accedere a questi elementi facendo variare un indice. Quindi, se voglio stampare gli elementi di questa colonna, come scriverò? Scriverò for i uguale 0, i minore di rr, i più, e qua dentro scriverò cout m di i p, dove p è fisso e i varia. In questa maniera sto stampando questo, poi questo, poi questo, poi questo. Viceversa, se voglio stampare gli indici di questa riga, la posso passare ad una funzione stampa vettore e mi stampo questi elementi qua, perché questi elementi stanno in posizioni consecutive, questi elementi stanno in memoria in posti diversi. Allora, ragazzi, è fondamentale, non vi sbagliate su questa cosa, perché il risultato è completamente errato. Allora, abbiamo discusso adesso di tutti questi ulteriori aspetti legati ai puntatori. I puntatori torneranno ancora in altre due forme, quando studieremo i file e vi presenterò un nuovo tipo che si chiama puntatore a file, e ne vedremo le proprietà, ma questo lo facciamo più avanti. I puntatori ci tornano ancora utili nella gestione delle funzioni. Perché? Allora, riflettiamo su un ulteriore aspetto. Ragazzi, vi state rendendo conto che i puntatori nel linguaggio C++ hanno veramente un'importanza fondamentale. Sono entrati in punta di piedi, sembrava quasi che non ce ne fosse bisogno. Poi ci siamo resi conto, andando a guardare più in profondità le strutture dati,
come buona parte di quello che si fa in C++ sotto sotto ha una natura di puntatore. Abbiamo visto nel caso dei vettori, nel caso degli array monodimensionali e bidimensionali, nel caso delle stringhe, l'abbiamo visto nel caso dell'allocazione dinamica della memoria, l'abbiamo visto nel caso degli array bidimensionali per poter utilizzare direttamente puntatori a righe di una matrice e così via. Ma abbiamo anche capito che il puntatore ci serve a gestire tutte quelle informazioni che per loro natura sono indirizzi. Allora vi faccio una domanda molto semplice: ma una funzione, il nome di una funzione, per il compilatore che cos'è? Riflettete un attimo su quello che abbiamo detto quando abbiamo studiato la chiamata funzione. Per il, andando a guardare le operazioni che vengono fatte a livello di architettura quando si chiama una funzione, ragazzi, quando si chiama una funzione, che cosa succede? Succede che l'indirizzo di ritorno, cioè il contenuto del program counter, viene messo nello step. Nel program counter si mette l'indirizzo dove comincia la funzione in memoria. Quindi il nome della funzione è lui stesso associato come informazione all'indirizzo di memoria dove quella funzione si trova. Quindi in buona sostanza anche i nomi delle funzioni hanno come loro natura quella di essere indirizzi. Cioè una funzione per me è rappresentata dagli argomenti che devo scambiare, perché è quello che devo mettere nello stack, e dall'indirizzo di memoria dove comincia questa funzione. Allora la domanda è questa: ma questa informazione mi può essere utile? Cioè mi potrebbe essere utile a tempo di esecuzione poter cambiare la funzione sulla quale voglio operare? Vi faccio un esempio molto semplice. Supponete che io ho una certa funzione f definita in un intervallo AB, continua in questo intervallo AB e integrabile. Io ne voglio calcolare l'integrale. Lo voglio fare per via numerica. Allora, ci sono varie tecniche per fare questa cosa. Una tecnica molto semplice è la tecnica che utilizza il metodo dei rettangoli. Che cosa faccio? Prendo questo intervallo AB e lo divido in un certo numero di intervalli. In quante parti lo vogliamo dividere? Dite un numero. Ah, lo dico io, 8 parti. Allora, lo dividi in 8 parti. Con quale criterio divido l'intervallo in un certo numero di intervallini? Chiaramente, quanti più ce ne metto, tanto più la funzione sarà campionata in modo fitto e quindi ne ricostruisco meglio la forma. Poiché questo è un intervallo di numeri reali, ne sono infiniti, i numeri reali, l'insieme dei numeri reali è denso in sé, comunque prendo un intervallino piccolo a piacere, lì ci sta gli infiniti numeri reali. Allora, se lo voglio fare per via numerica, devo necessariamente dire qual è l'errore di approssimazione che tollero, in base a questo errore decido quanto piccolo faccio l'intervallino, ma comunque c'è un errore. Allora, quando ho fatto questa cosa qui, applico un criterio molto semplice. Prendo il valore della funzione f nell'estremo dell'intervallo, la mia f di a è questa.
la assumo costante in questo intervallo, mi calcolo l'area facendo F di A per l'intervallino delta. Poi faccio la stessa cosa nel primo punto campionato. Questa è la F in questo punto, la assumo costante in questo intervallino qua. Poi faccio la cosa in quest'altro punto. Poi faccio la cosa in quella stessa cosa in questo punto qui. E così via. Allora, quello che sto facendo come risultato del mio integrale, do la somma di queste aree. Cioè in ciclo, per tutti i punti in cui ho campionato questo intervallo, faccio F di I, se questi sono i punti 0, 1, 2, eccetera, eccetera, faccio F di I per delta. Quindi l'integrale lo ottengo sommando queste aree. È chiaro che quanto più piccoli faccio questi, se di mezzo questo intervallo, vedete, ottengo che questa somma di aree approssima meglio il valore vero, che è tutto quello che è sotteso da questa curva. Quindi quanto più piccolo faccio l'intervallino, tanto più fedele è il risultato che la mia funzione produce. Allora, detto questo, io potrei fare una funzione che chiamo integrale. Scrivo per esempio double integrale. Che cosa passo a questa funzione? Passo il valore dell'intervallo, quindi passerò int a, int b, e se volete la precisione, quindi faccio per esempio double delta, che è la precisione con la quale voglio calcolare il mio integrale. Allora, come faccio a integrare? Farò per x che va da a a b incrementato di delta, prendi f di x per delta, fai le somme e ottieni l'integrale. Ok? Questo conticino lo faccio dentro questa funzione. Mo, se devo fare l'integrale della funzione seno, io qua dentro scriverò al posto di f di a, di f di i, scriverò sin i. Se devo fare l'integrale della funzione logaritmo, farò quello. Se devo fare l'integrale della funzione x quadro, al posto di f di a ci sarà quella funzione. Ragazzi, qual è l'effetto? Che se devo fare 10 integrali diversi, devo scrivere 10 funzioni diverse, perché la funzione integranda sta scritta qui dentro. Siete convinti o no? Dovete fare l'integrale della funzione x quadro. Allora, qui dentro, al posto di f di a, scriverete al posto di f di x, scriverete x per x, e lo scrivete nel corpo di questa funzione integrale. Se dovete fare l'integrale della funzione x al cubo, dovete scrivere un'altra funzione integrale tale quale, ma al posto di f di i scriverete x per x per x. Se dovete fare la funzione integrale della funzione seno, ricopiate un'altra volta tutta questa funzione, la chiamate integra x quadro, integra x cubo, integra seno, ne scrivete un'altra tale e quale, dove al posto del valore f di i scriverete la funzione che volete ottenere, che volete integrare. Beh, mi piacerebbe molto scrivere una sola funzione integrale e aggiungere qua come argomento il tipo di funzione che voglio integrare. Ma la domanda è: ma
questa informazione che natura ha? Cioè, come faccio a scrivere qui dentro come argomento qual è la funzione che voglio integrare? Mi servirebbe un nuovo tipo di dato che conserva come informazione qual è la funzione che voglio integrare. Allora vi chiedo, ma in fondo, se io voglio caratterizzare una funzione che io ho già scritto in memoria da qualche parte, quali informazioni devo fornire al sistema? Ah, gli devo fornire. Qual è il valore che restituisce questa funzione? È una funzione void o restituisce un certo tipo? B, quali sono, qual è il numero e il tipo di argomenti che passo a questa funzione? C, l'indirizzo dove questa funzione comincia in memoria. Allora, in pratica, io devo fornire al mio sistema tre cose. Che valore restituisco? Quali argomenti passo? E dove comincia in memoria questa funzione? Quindi avrei bisogno di un nuovo tipo di dato che conserva al suo interno queste tre informazioni. Bene, i progettisti del linguaggio C++ si sono inventati un particolare tipo di dato che si chiama puntatore a funzione, che è in grado di conservare esattamente queste tre informazioni. Allora, vi voglio solo far vedere rapidamente come è fatto, però la discussione su questo dato ce la vediamo la settimana prossima, quindi adesso è solo per farvi capire qual è l'esigenza e i progettisti che cosa si sono inventati. Memoria sullo stack, sul casting dei puntatori. L'avete capito fino in fondo? Io la settimana prossima ci ritorno nella parte esercitativa, però questo è un argomento importante, quindi se avete dei dubbi, maturateli per bene nel corso di questa settimana. Lunedì ne parliamo e chiariamo fino in fondo questa cosa, perché questo vi serve non solo per questo corso, ma è uno di quei concetti che saranno largamente riutilizzati negli altri corsi che faranno uso dell'informatica. Quindi alcuni concetti, questi sulle funzioni, sui parametri, sui puntatori, me li dovete capire benissimo. Allora, guardiamo solo questo aspetto qui. Allora, ragazzi, il tipo puntatore a funzione, dicevamo, è un particolare tipo di dato che deve conservare essenzialmente il valore di ritorno della funzione e deve conservare il fatto che... scusate, questo... un altro argomento deve conservare il fatto che questa funzione mi restituisce un certo tipo e ha un certo numero e tipo di variabili che scambia. Quindi quando io di fatto dichiaro un puntatore a funzione, che cosa sto conservando in memoria? Supponete che io dichiaro una roba di questo tipo. Sto dicendo che questa variabile, che si chiama tfuns, è un puntatore ad una funzione generica che restituisce un puntatore intero e che richiede come argomenti di scambio un argomento di tipo double e un argomento di tipo puntatore a carattere. Allora, quando io dichiaro questa roba qui,
che cosa sto mettendo in memoria? Sto conservando in memoria, e lo metto nella tabella dei simboli, una variabile il cui nome è pfunzo. Starà in memoria in un certo indirizzo, e che cosa conterrà? Qual è il dato che contiene? Come tutti i puntatori, contiene unicamente un indirizzo di memoria. Quindi se gli indirizzi io li memorizzo su 4 byte, per questa variabile mi serviranno 4 byte per contenere l'indirizzo di memoria. Di chi? Di tutte le possibili funzioni che fanno parte del mio ambiente, che hanno questa caratteristica: restituiscono valori tipo int asterisco e hanno come argomento di scambio un double e un char asterisco. Ragazzi, è come se stessi definendo una classe di equivalenza, cioè sto dicendo: prendo l'insieme di tutte le funzioni che fanno parte del mio ambiente, che restituiscono questo valore e che hanno questo numero e tipo di parametri di scambio. Il mio puntatore a funzione è un puntatore che può essere associato all'indirizzo dove comincia in memoria una qualsiasi delle funzioni che sono fatte in questo modo. Allora, se io voglio utilizzare questo concetto, che cosa potrei fare? Potrei fare quello che si chiama in informatica late binding o early binding. Qual è la differenza? Allora, l'early binding è quello che si fa a tempo di compilazione. Aggancio in inglese vuol dire: quando tu mi chiami una funzione, io a tempo di compilazione devo sapere esattamente qual è la funzione sulla quale tu vuoi operare. Quindi ho l'indirizzo, la funzione è quella e basta. Ma immaginate di utilizzare un approccio diverso. È come dire: io chiedo all'utente: senti, quale funzione devo utilizzare? Vuoi utilizzare la funzione x quadro, x cubo, esponenziale, logaritmo? Per il tuo calcolo, quale vuoi utilizzare? L'utente a tempo di esecuzione dice la funzione x quadro. Allora, nel puntatore a funzione viene messo l'indirizzo della funzione x quadro e a tempo di esecuzione viene lanciata quella funzione. Capite la differenza? Se lo faccio in modo statico, a tempo di compilazione io devo dire lancia la funzione x quadro, lancia la funzione x cubo, e tutto è fatto a tempo di compilazione. Io invece potrei dire a tempo di esecuzione: guarda, quale vuoi fare? Scegli tu. Io scelgo la funzione x quadro. Allora, tramite una variabile puntatore, l'indirizzo della funzione x quadro viene messo nel puntatore e io lancio quella particolare funzione. È troppo tardi per fare altri approfondimenti su queste cose. Vorrei solo farvi vedere un esempio, ma veramente molto semplice, e poi facciamo delle considerazioni più complicate la settimana prossima. Allora, guardate questo programma.
questo lo devo, lo faccio solo vedere il codice e poi ce lo compiliamo insieme la volta prossima. Io dico all'utente, puoi scegliere, hai queste funzioni disponibili, x, x quadro, x cubo, slash n è andata a capo, quindi mi verrà stampata al video x che è la funzione identica, x quadro, x cubo, sto usando l'operatore potenza. Allora l'utente sceglie e io attraverso uno switch gli dico calcola identica, calcola quadrato, calcola cubo. La funzione calcola è una funzione che riceve un puntatore a funzione ed una variabile e mi calcola la f di x. Allora di funzione calcola ne scrivo uno solo, ma come argomento gli sto passando il puntatore a funzione. Allora ho scritto una sola funzione che mi fa f di x e mi dà come risultato questo valore. Questa funzione però ha come argomento questa particolare variabile che è un puntatore a funzione e esegue il calcolo. Perché si chiama late binding? Perché a tempo di esecuzione io non so quale di queste verrà chiamata. Se l'utente sceglie uno, viene invocata la funzione calcola, ma questa funzione calcola riceve come argomento l'indirizzo di una di queste funzioni. La variabile identica contiene l'indirizzo della funzione identica. Questo indirizzo viene passato a questa funzione a tempo di esecuzione e viene invocata la funzione identica. Se scelgo 2 la stessa cosa viene fatta con la quadrato, se scelgo 3 viene fatta con la funzione cubo. Allora abbiamo capito una cosa, il nome di una funzione è una variabile che ha come natura quella di essere un puntatore a funzione, cioè quel nome di variabile contiene l'indirizzo di memoria dove io trovo quella funzione. A tempo di esecuzione sto passando questo indirizzo alla funzione calcola, la funzione calcola fa il suo conto invocando la funzione identica che si trova a questo indirizzo. Quindi tutto succede a tempo di esecuzione. Allora, in un quarto d'ora questo è un argomento troppo ostico da capire fino in fondo. Vi ho introdotto la problematica con l'esempio della funzione per il calcolo dell'integrale. La settimana prossima riprendiamo questo discorso in maniera più sistematica e quindi vedremo tutte le proprietà e faremo degli esempi insieme al calcolatore in aula. Ok? Allora ragazzi, pensate all'esercizio sullo stack per lunedì. Noi ci vediamo lunedì mattina e facciamo insieme questo esercizio. Ok?